Tanta pressione e nervosismo per i calci di rigore. Vedremo chi avrà la lucidità necessaria per convertirli. E adesso bisogna avere tutta la calma e l'esperienza del caso. È il momento più importante e decisivo, quello dei calci di rigore. E la palla è sul dischetto. Griezmann è il primo della lista. Grande parata. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Perisic sarà il prossimo a tirare. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Questo rigore potrebbe ristabilire la situazione di equilibrio tra le due squadre. Il portiere intuisce la direzione del tiro. La palla però va in rete lo stesso. Rebic sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Palo! Il portiere può festeggiare. Il portiere era battuto, ma ci ha pensato il legno a respingere la conclusione. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Mandzukic tirerà il terzo rigore. Alla destra del portiere. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Ha spiazzato il portiere, no problem. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. La mette lì, nell'angolo destro. Situazione di parità, 3 gol a testa. Pogba si appresta a tirare il quinto rigore. Nessun problema per il portiere. Ha cercato di beffare il portiere, ma il beffato è stato lui stavolta. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. È un rigore questo che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. E ora chi sbaglia ha perso. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Se questo pallone non entra, la partita è finita. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. E ora si va ad oltranza. Spiazza il portiere in sacca. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Sbaglia in modo clamoroso. Finisce qui. Erano veramente vicini, vicini, vicinissimi alla vittoria. Hanno buttato via tutto ai calci di rigore. Non c'è niente da fare. Perdere ai calci di rigore è sempre una beffa.